Buonasera, eccoci giunti alla ottava conferenza delle 10 previste della 7ª edizione del progetto Perle Elette. Questa sera ritorniamo all'antichità, alla cultura antica, con la conferenza della professoressa Valentina Battistelli che parlerà di echi di rinascita dal buio del turbamento, dalle angustie della materia alla controllazione del bello in Lucrezio, Virgilio, Ovidio e Seneca. Quindi quattro eminenti figure della cultura latina. Il primo, lo sapete tutti, è quello l'autore di Alter Ego e Natura, seguace della filosofia epicurea. Gli altri tre sono dell'età augustea, cioè due poeti, Virgilio e Ovidio, e un filosofo dello stoicismo, Seneca. Ecco, queste figure ci verranno messe in evidenza gli aspetti, rapporti dialettici tra situazioni contrapposte, vita, morte, caduta, risalita, buio, luce, la disperazione, consolazione, ecco, tutti aspetti che riguardano un po' l'esistenza dell'uomo di ogni tempo e quindi anche dell'uomo contemporaneo. La professoressa Battistelli è, diciamo, mai consolidata la sua formazione di cultura latina, cultura classica, già dai tempi della sua formazione, dagli studi universitari e quindi dal suo periodo di insegnamento anche, perché è stata docente di lettere latine, lingua latina al liceo classico di Assisi e poi per 16 anni è docente di sempre lingua latina nel liceo scientifico Marconi di Foligno. Ha curato anche, cioè sostenitrice della necessità di consolidare la conoscenza della cultura latina, soprattutto nei giovani, è stata anche, fa parte di una commissione per la riforma dell'insegnamento della lingua latina nelle scuole secondarie e superiori. Però si è interessata anche ad altro, è stata tra le collaboratrici per la promozione delle giornate santesche promosse dal Comune di Foligno. Io altro non aggiungo, ci risentiamo dopo la conferenza con eventuali osservazioni o interventi dei presenti e per comunicazioni che vi devono dare. Buon ascolto. Allora, buonasera a tutti, ringrazio il professor Ranzini per questa cortese presentazione che ha fatto di me, ringrazio la biblioteca Iacobilli per avermi dato ospitalità e avermi consentito di parlare con voi e ringrazio tutti voi che siete intervenuti per avere la cortesia di ascoltarmi in questo momento. Allora, se sentite la voce un po' rotta dall'emozione, non è semplicemente per così l'ansia di parlare con voi, che sicuramente c'è sempre interloquire con un pubblico, ma è mia caratteristica anche quando sono sola e dialogo con gli autori latini, sono entrati dentro di me da quando ero piccola e quindi popolano sempre la mia fantasia e nei loro confronti ho una sorta di piacere immenso, ma anche di reverenza, che mi incute sempre una certa commozione. Parleremo insieme, ecco, di questo tema che fa un po' paura, un po' inquietante, echi di turbamento, echi di rinascita dal turbamento, ma in realtà è qualcosa che è connaturato nell'uomo, che attraversa sempre, dall'alba dei tempi, anche nella contemporaneità, lo stiamo vedendo, è dei momenti altalenanti, dal buio più nero dello sconforto, di esperienze che lo avvolgono e che lo turbano, da cui sembrano riemergere, e quindi noi lo connotiamo con questo colore scuro. Ha invece delle luci che si prospettano, magari anche improvvise, che poi divampano e che gli illumina questi momenti di sconforto in cui sembra che tutto è perduto. Inutile dire che l'attualità ce ne offre un esempio estremamente evidente. È un'attualità che dura un paio d'anni, in cui sembra che tutto sia buio, ma in realtà non è così. Anche nel buio più intenso ci sono sprazzi di luce. È un po' come le fiammelle nella vallea dantesca della Bolgia di Ulisse.
c'è sempre la luce, e la luce chiaramente la deve trovare l'uomo in se stesso, in quello che fa, in quello che pensa, in quello che può fare, in quello che può produrre. E a questo proposito noi andremo ad ascoltare le voci autorevoli, antiche ma non tramontate, cioè antiche ma ancora molto presenti in noi, che sono certo quattro pilastri della latinità. Io ho proposto questo tema, ho pensato agli autori, ho pensato alle faville della loro opera, chiaramente non la possiamo esaurire, ne troveremo alcuni passaggi. E quando mi sono messa un po' a lavorare, mi sono un po' spaventata per la serie, io che cosa volevo fare con questi quattro autori, fino a dove arrivo? Chiaramente sono due monumenti, ma è importantissimo ascoltare la loro voce perché hanno attraversato momenti di estremo turbamento, momenti di buio, ma li hanno trasformati in bellezza. Quindi anche nell'opera di questi autori, laddove si legge l'oscurità, lo sconforto, l'angoscia, la paura di non farcela, la sfiducia nei confronti della realtà, loro l'hanno trasformata in bellezza. E quindi a che cosa serve la bellezza? È un momento catartico. Ci suggerisce che proprio la bellezza può farci uscire da qualsiasi momento plumbeo, da qualsiasi momento che in qualche modo ci ottenebra, ci scoraggia. La risalita è possibile e addirittura la risalita si può trasformare in un'occasione di bellezza, come traspare dalle opere di questi autori. Bene, il primo che andiamo a ascoltare è un autore che già nella sua biografia presenta momenti di buio, anche perché si sa poco di lui. Ce ne danno notizie innanzitutto San Girolamo nel Chronicon, che prende fonti di Svetonio e ci dice che è un autore folle per un filtro d'amore, un amatorium poculum che ha assorbito, e quindi è diventato folle, è diventato pazzo, e negli intervalli insani ha potuto produrre un poema di dimensioni e di profondità quasi che ci intimoriscono. È chiaro che la sua follia convince poco la critica moderna. Come può un autore che si fa interprete dell'epicureismo, quindi di un messaggio comunque di ottimismo, di un messaggio che individua per l'uomo la direttrice del sommo bene, come può essere folle? È chiaro che non è così, ma che sull'epicureismo e quindi sull'autore che se ne fa interprete nel suo poema cala un po' la critica già dei romani, che non accettavano questa corrente filosofica che relegava il civis romanus in un ozium che dai romani era considerato pericoloso, perché il civis si realizzava nello Stato, nell'interesse nello Stato, nella costruzione dello Stato, e quindi era civis colui che partecipava, colui che contribuiva. Il late biosas, il tenersi lontano da questa attività, non veniva certo visto di buon occhio. E quindi su Lucrezio non doveva sicuramente esserci una critica positiva già nella sua contemporaneità. Ovviamente San Girolamo si fa interprete di un pensiero cristiano che nel materialismo così stringente che predicava Epicuro, che riverbera Lucrezio nel suo poema, vedeva un pericolo, un allontanamento da quella che è la luce dell'eternità. Più la materia si fa stringente, più l'uomo si aggancia ad essa e non si libera nell'eterno che invece, secondo il pensiero cristiano, gli compete e che gli indica invece la felicità che si realizza in eterno. Bene, proprio questa appunto è il velo di negatività che avvolge Lucrezio, e adesso noi andiamo ad ascoltare, attraverso la voce di Giulia che si avvicina, l'inno, o meglio il proenio, perché è un poema il De Rerum Natura, e inizia con un'invocazione a una divinità, incanalandosi in questa, in una tradizione oramai molto lunga che partiva da Omero, le muse erano presenti nell'opera di Ennio, quindi erano delle divinità che illuminavano un poema, e non se la sente di lasciare questa tradizione così ben tracciata e così ben radicata anche nei lettori romani, che cominciavano ad essere scaltriti grazie a questo contatto che nel primo secolo avanti Cristo c'era con la cultura ellenica ed ellenistica, e quindi scomoda dagli intermundia,
da questo luogo in cui Epicuro e gli Epicurei collocano gli dèi nella loro qualità forse più invidiata, se di invidia si può parlare per gli Epicurei, che ovviamente disprezzano la passione e hanno imparato a distaccarsene, ma l'imperturbabilità degli dèi è la qualità ed è la linea dell'esistenza che devono tenere gli uomini. Ecco, la scomoda, per così dire con una parola impropria, scomoda Venere dall'intermondia e così la colloca nel proemio del De Rerum Natura ed è tutto un tripudio di vita, un tripudio di luce, un'esplosione di primavera, perché Venere, vedremo le sue attribuzioni, è voluptas, è la posizione che troviamo immediatamente nel primo verso e che conclude l'esametro dattilico, ed è alma venus, cioè Venere è vita, è colei che genera la vita, ed è la vita a cui si inneggia nella figura di Venere in questo proemio che appunto è la positività. Allora Giulia ce lo leggerà in metrica e ci perdonerete alcune imprecisioni, perché l'esametro non è mai, specialmente quello lucreziano, non è mai così fluido, non è mai così agile da poterlo interpretare. Sentiamo la voce di Lucrezio che si perpetua in quella di Giulia, che è il futuro, dal passato al futuro. Eniadum genetrix hominum divonque voluptas, alma venus, celi sub terra ventia signa, quae mare navi gerum, quae terra frugiferenti, concelebras, per te quoniam genus omne animantum, concipitur, disitque exortum lumina solis, te dea te fugiunt venti, te nubila celi, adventunque tum, tibi suavis dede latellus, summittit flores, tibi ridet ecora ponti, placatunque nitet diffuso lumine celum, nam simulac species patefactas verna diei, et reserata viget, genitabilis aura favori, erie primum volucris te viva, tunque significanti in tum, per cui se corda tuavi. Bene, un'esplosione di vita. L'alma Venus, genetrice degli Eneadi, è protagonista. Come mai Venere? Noi su questo non ci dilunghiamo, altrimenti diventa molto molto pesante come tipo di discorso quello che impostiamo. È chiaro che c'è la dedica a Memmio, che presumibilmente la cui famiglia era vicina a questa divinità. Ci sono i Romani, gli Eneadi, discendenti di Enea, quindi è un omaggio comunque al suo popolo. E c'è questo voluptas, questa attribuzione, che in realtà è un sostantivo, che riecheggia le sue qualità che poi si distendono nel corso del proemio. Ecco, prima attribuzione, la voluptas, il piacere. E Lucrezio ha a che fare con le gestas, cioè con la carenza del sermone natio. È una carenza a cui deve sopperire arricchendo il vocabolario, creando dei neologismi, cercando in qualche modo di recuperare la ricchezza, la pregnanza della lingua greca per renderla adatta ai concetti, renderla in quella latina e rendere adatta quella latina ai concetti altissimi in forma sublime che si appresta a narrare, a descrivere, a rendere evidenti al lettore che gli vuole in qualche modo avvicinare all'epicureismo, che è l'unica tendenza filosofica, l'unica vera ratio che lo salva dall'infelicità, gli indica la luce e lo allontana dalla tenebra della superstizione. E quindi ecco che si dispiegano le attribuzioni di Venere in un vero e proprio inno, inneggia a Venere, non chiede semplicemente ispirazione, inneggia lei in quanto generatrice di vita. E alma Venus è dal verbo alo, nutrice, Venere che nutre, e poi via, cominciano le attribuzioni con le relative, si dispiegano le attribuzioni di Venere e Lucrezio dà subito un saggio della sua grandezza, con queste due attribuzioni, con due relative, quae mare navi gerum, quae terras frugiferentis, parallelismo, il quae relativo ovviamente di Venus, e poi con l'anastrofe di concelebras abbiamo i due accusativi, mare navigerum, terras frugiferentis, questo arcaismo,
Bene, due attributi di ascendenza omerica, attributi composti, con un verbo in variatio, perché se io lo vado a tradurre che consacri sotto le costellazioni che scorrono, che tramontano del cielo, il mare portatore di navi, solcato di navi, le terre portatrici di frutti. Chiaro, lui invece, Gero e Fero, due verbi molto vicini, lui li utilizza per una variazione mirabile e per rendere questo parallelismo estremamente pregnante. Concelebras, leggere rimane consacri. E poi c'è la causale, quindi è un periodo complesso, un periodo articolato, poiché per te, e attenti perché cominciano i pronomi personali che si rivolgono a Venere, per te a causa tua ogni genere vivente viene generato, concipitur, l'artefice è lei, quindi c'è questo verbo che ci indica che è lei la causa, e è qui la sintassi latina con la sua pregnanza, con la sua condensazione, ci dà questo participio congiunto exortum che si colloca proprio al centro dell'esametro e che raccoglie nel suo centro rictus exortum, una volta generato, vede la luce del sole, con questo plurale poetico che chiude l'esametro, con questo dattilo, lumina solis, questa luce che fugge e che nel contempo si propaga con questo bisillabo finale, solis. Bene, la nave, te, dea, te, alliterazione del te, ma protagonisti questa volta sono gli elementi della natura. I venti e le nubi del cielo fuggono te, cessa ogni tempesta, ogni turbolenza, ogni turbamento, ogni oscurità con l'arrivo di Venere e con la primavera che esplode, grazie alla sua epifania. Ti fuggono i venti e le nubi del cielo fuggono, adventunque tuum, il tuo arrivo. A te, ovviamente c'è da sottolineare le sonorità che la lingua latina attraverso Lucrezio ci mostra con le allitterazioni e anche questa sonorità simile, adventum tuum, un omoteleuto che noi percepiamo. Bene, a te, ecco il polittoto, a te. La terra che è il doppio di Venere, un po' azzardato forse questo che vi dico, questa immagine che vi suggerisco, però così come Venere è generatrice di vita, la terra è Dedala, è un aggettivo di origine greca, è artefice, è un doppio di Venere ma imperfetta, perché grazie all'impulso di Venere la terra crea, è creatrice, diverso generatrice da creatrice. Creatrice evoca un po' la tecnica, l'artificio, però anche lei crea suavi fiori. Il verbo submitted merita un'attenzione, perché submitted, vedete il dipinto, l'opera del Botticelli che non può non essere ispirata dall'incipit del De Rerum Natura, submitted significa che li fa venire da sotto, li crea, gli fa fare questo movimento dal basso verso l'alto. Bene, noi ci immaginiamo un'immagine di grande movimento, perché noi immaginiamo Venere che nasce, eccola nell'opera del Botticello, nasce dal mare con la sua conchiglia, procede e la terra genera, grazie al suo tocco, i fiori che nascono. Meglio di questo c'è la primavera del Botticelli che vedremo dopo, proprio un'immagine vitale, la vita che si muove, la vita che si origina da lei, da Venere. Alla terra risponde il mare, ecora questo plurale poetico, e l'acqua del mare, chiaramente è la perifrasi del mare, ride a te, ti ride, sorride, e il sorriso, Dante ce lo insegnerà nel Paradiso, evoca la luce, questo profluvio di colore giallo intenso, ride per te. E non poteva mancare il terzo elemento, il cielo. Più avanti poi nei versi successivi si ripetono questi elementi in chiasmo, il cielo, poi ci sarà l'acqua e ci sarà la terra. E il cielo placato, perché prima c'era la tempesta, prima c'è la turbolenza, nitet splende con un diffuso, una diffusa luce. Ecco quindi lumine, illumina, come si richiamano questi termini. E poi arriviamo agli esseri viventi. Prima però c'è il vento e c'è l'esplosione della primavera. Nam simulac, non appena
L'aspetto primaverile del giorno si è aperto, pate factast, si è aperto, con questa inallage, perché in realtà primaverile è il giorno, non l'aspetto, uno spostamento molto, molto efficace, si apre e l'aura favoni, cioè la brezza del favonio, che è lo zefiro greco, quindi questo vento primaverile, genitabilis, che genera vita, viget, schiuso, aperto, viget ovviamente c'è dietro la forza di Venere, c'è il tocco di Venere, che poi viene richiamato nell'ultimo verso. Tu avi la forza di Venere in viget, cosa accade? Primum, da prima, aerie volucris, arcaismo, volucres, gli uccelli del cielo, significant te, ti significano, ti segnano, portano il tuo segno, Odea, e il tuo arrivo, e quello del tuo arrivo, lo segnano. Come lo fanno? Qui c'è questa ambivalenza che abbiamo detto prima. Colpiti! Quindi sembra che l'arrivo vitale di Venere generi in realtà un iniziale dolore. Colpiti nel cuore, corda accusativo di relazione alla greca, colpiti nel cuore da che cosa? Dalla tua forza. Ecco, viget e vi, con questa radice identica, sono colpite dalla tua forza. Quindi c'è un'iniziale sofferenza. Venere fa sentire tutta la sua forza vitale grazie a questa. Questo colpo vive la natura, c'è la vita che si rinnova. Quindi epiteti, attribuzioni per darci questa esplosione di vita di primavera attraverso questa epifania della divinità. Però nel 31° verso, in questa esplosione di vita, c'è un elemento un po' inquietante. Nam tu sola potes, tranquilla pace iuare. Che succede? Il protagonista è sempre lei, è solo lei che può fare una cosa. Iuvare, tu sola potes iuvare, cioè aiutare i mortali, in ejamma nel secondo verso, aiutare i mortali con una pace tranquilla. La vita, l'esplosione della vita, porta la pace convive con la vita, è quasi un'indiadi che si rincorre. Porti la pace, poiché, che cosa fai tu, Venere? Poiché l'armipotens Mavors, cioè il dio Marte, con un epiteto di origine greca, armipotens, cioè potente nella guerra, governa, dona i suoi fera menera, i suoi doni ferali, i suoi doni feraci di guerra. Quindi Venere contrasta con la vita e con la pace, contrasta l'azione di Marte che pure gli è vicino, ci soccorre visivamente. Se già non fossero sufficienti i versi di Lucrezio, l'immagine evocata da Botticelli. Questo Marte lascivo al cospetto di Venere, perché Marte, che è un portatore di doni di guerra, però reicit, riposa nel tuo grembo spesso, qui in gremium tuo, sepes reicit, de victus, ancora questo participio centrale, vinto con questo iperbato, da che cosa è vinto Marte? Dall'eterna ferita dell'amore. Cioè anche la morte portata dalla guerra, la morte di Marte, non è insensibile alla vita e alla pace che con la vita viene condotta agli uomini, viene condotta sulla terra agli uomini. Quindi comunque è attirato da lei. E chi, guardiamo l'immagine del Botticelli, chi ha un atteggiamento lascivo, reso un po' all'amore, è proprio lui, è proprio Marte. E se vogliamo in eterno vulnere, potrebbe esserci, vulnere ci potrebbe essere anche qui l'enallage. Volendo eterno, noi lo potremmo spostare su Amoris, di un amore eterno. E ci richiamo un pochino il D'Annunzio della Sera Fiesolana, questa forza dell'amore che vivifica e un mistero che continua a parlare eternamente da Lucrezio. Bene,
è un'esplosione di vita e che riesce in questa ambivalenza a sedare le velleità guerriere di Marte, la scivo che si abbandona a lei. Attenzione, perché vita e pace sono estremamente connessi. E qui c'è, ecco, ho voluto ricordare un po' la primavera del Botticelli a suggello di questa immagine di vita che però non riesce completamente a accantonare la morte, una morte di cui adesso parliamo sempre attraverso il Dererum Natura, perché succede qualcosa. Succede questo, che questo è l'incipit del Dererum Natura, poi ci sono tutte le diadi. Diadi perché sono sei libri e si sommano un po' a coppie di identità tematica, cioè ci sono temi che accomunano a coppie i libri. Va bene, nella prima diade c'è questa aggregazione e disgregazione di atomi puramente materiale, che è parte costitutiva dell'epicureismo. L'epicureismo sappiamo che è una corrente filosofica che è principalmente volta all'etica, a suggerire il comportamento all'uomo per essere felice, a suggerirgli un tetrafarmaco che lo libera innanzitutto da una paura tremenda, nefasta, che è quella della morte. E questa aggregazione e disgregazione di atomi mutuata dalla fisica di Democrito la deve consolare, perché la paura della morte non ci deve essere, in quanto se la vita è aggregazione, la morte è disgregazione, non c'è più la percezione dell'esistenza. Per prendere in prestito una espressione pirandelliana, non si sente più vivere l'uomo, abbandona la sua vita e quindi non c'è paura della morte. Nella seconda diade si occupa degli uomini, dell'antropologia, di come vivevano, di come vivono, della conoscenza. Però qui comincia qualche ombra, perché nonostante sia un pensiero estremamente ottimistico, perché gli proviene da Epicuro, nonostante metta in fuga la paura della morte con il materialismo che gli consegna Epicuro, in cui lui crede fermamente, tuttavia c'è una certa inquietudine metafisica che non può non provare l'uomo di fronte a che cosa? A un sistema natura, anche questa stessa aggregazione, è che lo vede passivo, che lo vede non partecipe, che lo vede gettato in queste calamità, specialmente agli inizi, all'alba della sua vita, senza strumenti di difesa. E vede questa natura nel suo sistema che incombe su di lui con la pura e semplice indifferenza, non ha cura di questo uomo. E quindi c'è una metafisica, proprio perché non è fisica, fisica è ottimismo, è materia, ma c'è una metafisica inquietudine che troverà una vasta eco nell'esistenzialismo del Novecento, lo sappiamo, ma noi dobbiamo ricordare il fondamento, Leopardi. Pensiamo al pastore errante dell'Asia di fronte alla contemplazione dell'universo, pensiamo all'islandese di fronte alla dove io vada non trovo condizioni che mi appagano. È qui il germe, è qui il prodromo fondamentale di questa riflessione. Diadi che concedono tanto spazio a lui, all'eroe, all'uomo per eccellenza, che ha reso maggiorenne la ragione, per usare un'espressione kantiana molto lontana da lui, ma che in qualche modo è vicina idealmente. Lo ha reso maggiorenne perché ha battuto la superstizione, ha battuto un pregiudizio e proprio lui, Epicuro, viene dapprima in climax considerato un eroe, poi diventa un profeta, poi diventa pari agli dèi, e proprio in questo ho evocato un po' l'immagine di Prometeo. È un po' simile a lui, perché Prometeo, per aiutare gli uomini, che cosa fa? Ruba il fuoco, glielo dona e permette il loro progresso. Bene, lui, Epicuro, emancipa la ragione dal pregiudizio. Ecco quindi questa immagine di Prometeo con gli spiriti della terra che lo attorniano. Però, ecco, il finale è un po' inquietante e solleva moltissime questioni, moltissime interpretazioni nella critica sicuramente anche contemporanea, ma certamente a Lucrezio stesso, ma contemporanea anche a noi, nei nostri studiosi, perché il finale del quarto libro parla della peste,
Lui sta celebrando di fatto Atene, che è la patria di Epicuro, che è la culla di ogni civiltà, che è il punto di riferimento di ogni arte e di ogni modello di esistenza civile. Patria di, non a caso, patria di Epicuro. Però accade un evento sinistro che gli riprende da Tucidide, che è la peste. È una peste che scuote profondamente non solo il fisico, perché è mortale, è esiziale per l'uomo. Ha una mortalità altissima, ecco perché l'abbiamo un po' scelta, no? Perché abbiamo a che fare con le pesti. La storia dell'uomo è purtroppo caratterizzata da pesti. Sconvolge gli istituti civili, i rituali civili dell'uomo, che in Atene trovavano la culla. Si dimenticano dei figli, si dimenticano dei genitori, si dimenticano delle istituzioni mossi dall'ansia della sopravvivenza e dalla paura della morte. Ricordiamoci Primo Levi nei campi di sterminio, inse questo un uomo che è proprio quello che lo angoscia maggiormente. Se questo uomo l'aver dimenticato, e sono passati tanti secoli, l'umanità nell'orrore dei campi di sterminio, è stato scarnificato l'uomo, ridotto a un essere materiale che teme di morire. E certo questo ingenera un po' di dubbi. Questa è una slide che vedremo insieme, i concetti vedrete che sono molto densi, ma prima ve la volevo far sentire attraverso la voce di Filippo, un altro studente, e anche lui vi propone una lettura metrica e vi propone un estratto finale di questo sesto libro, laddove il consorzio umano è completamente sconvolto, lo vedete, dal contagia avidi morbi. Qui tenin nullo cessaban tempo rapisci, ex alissa li ossa vidi contagia morbi, l'angerastan quam pecudesse bucera setra, itque velin primis cumulabat funere funus. Nam qui cumque suos fugitaban visera degros, vita in inium cupidos mortisque timentis. Benibat paulo posturpi morte malacque, desert osso bis expertis in curia mattans. Eccoli qua, i versi finali. Non lo traduco, così risparmiamo un po' di tempo. Andiamo, vi ho proposto la traduzione, capite bene, che si presenta da solo, di Luca Canali, che nelle sue traduzioni fa un'opera d'arte. Riprende i versi e li rielabora in un modo sublime, se non ci fossero già sublimi quelli di Lucrezio. Bene. Non cessavano in alcuna occasione, in nessun momento, di raccogliere i contagi di questo avido morbo, gli uni dagli altri. Purtroppo la memoria è abbastanza recente e non si è spenta. Gli uni dagli altri raccoglievano il morbo e pertanto diventavano diffidenti gli uni degli altri. Avevano paura, no, fermo, che mai toccato? L'alcol immediatamente sulle mani, certo loro non ce l'avevano. Però c'era proprio questa angoscia di contrarre il morbo, lì la mortalità era altissima, tutti chiusi nelle mura, nelle grandi mura del Pireo. E c'è una similitudine, esattamente come gli animali, coglie gli animali nel gregge. Come greggi lanose, è chiaro che lo stile di Lucrezio è sempre altamente sostenuto, infatti c'è anche qui un'attribuzione di ascendenza omerica, che portano lana, cioè lanose, e le mandrie di buoi. La mandria, il gruppo, evoca sempre qualcosa di irrazionale, qualcosa che mette ancora più paura, che fa sfuggire, fa allontanare l'uomo proprio dalla sua razionalità e dal suo controllo. Questo soprattutto, id quae vel in primis, cumulavat, ammucchiava, questo polittoto, morte su morte, funerale su funerale, elemento luttuoso su elemento luttuoso, pregnantissima espressione latina. E qui chiaramente c'è una critica agli uomini, infatti quelli che rifugivano, fugitabant, con questo verbo frequentativo, continuavano a fuggire, di andare a visitare i loro cari suos malati, desiderosi della vita, cioè volevano conservarsi della vita, e timentes, con un arcaismo, la morte, venivano comunque puniti, subiva una punizione da chi? Dall'incuria.
proprio la, questo tipo di malattia, questo tipo di incuria che avevano, mattandoli, cioè uccidendoli soli, desertos e privi, expertis opisi, privi di aiuto, questa stessa incuria, colpendoli, la mattanza, cioè ci fa vedere proprio l'estensione della morte, li colpiva poco dopo con una morte turpe e infame, mala, questo bisillabo che ha la cui finale che ci fa capire tutta la pregnanza, tutto il terrore che la morte ingenera. Quindi hanno abbandonato qualsiasi consorzio civile, lui lo riprende da Tucidide, però sicuramente la rielaborazione che ne fa è a tinte molto fosche e viene sottolineato il dramma, l'inconsapevolezza, la bestialità degli uomini in un contesto che invece era luminoso, perché era la patria di Epicuro. Quindi, questo per dire che cosa? Che quanto ci testimonia questo finale è in realtà non una questione così aperta. Vedete che sono state sollevate problematiche, ma perché chiude così i sei libri? Perché questo slancio di ottimismo, questa consolazione dell'uomo si chiude con una pestilenza? Forse incompiuto? Non regge moltissimo, perché questo numero 6, questa ripartizione in due, non è convincente, piuttosto una denuncia. Denuncia di che cosa? Di quello che può portare l'irrazionalità, di quello che può causare a se stesso e agli altri l'uomo quando è preda della passione, quando è preda della paura e a causa di esse dimentica se stesso. E poi c'è l'ultima giustificazione che viene data a questa collocazione, cioè la dialettica vita-morte che abbiamo già visto nell'Incipit. Si inizia con il tripudio della vita, si termina con l'incombere della morte, con il disfacimento, con una morte che dissolve. Alla Venus voluptas dell'Incipit va a corrispondere la desolazione, la devastazione della peste di Atene. Perché che cosa accade? Perché viene evidenziata la dialettica vita-morte che è connaturata nell'epicureismo, che è parte costitutiva dell'epicureismo. Quindi è un invito, in sostanza, a ricominciare da capo, cioè ad andare a rivedere l'incipit, il proemio, il carico di ottimismo in questo incessante ciclo vita-morte. Ed è un'interpretazione critica piuttosto affascinante e condivisibile. Ora andiamo invece a dare un occhio alla critica, voglio essere molto veloce perché certo non è facile. Vi propongo un po' una interpretazione critica di un poeta ermetico che è Mario Lusi. A proposito della poesia lucreziana e anche di questa proprio che si scioglie nel sesto libro, lui parla di vino puro della poesia lucreziana, vino purissimo lo chiama. I poeti, quando sono critici, Mario Lusi lo era, è morto proprio all'alba del 2000, riescono a trasmettere delle immagini che magari uno studioso riesce a fare in un modo forse più disteso ma anche più lungo. Lui parla per immagini, come parlava per immagini un grande critico, qual era Ungaretti, e lo chiama, la poesia di Lucrezio, un vino puro fortissimo, addirittura nel suo saggio lo paragona all'LDS, cioè una droga, perché che cosa fa? Scarnifica l'uomo, cioè lo porta alla luce, dilata l'io, dilata le sue percezioni, perché? Perché acuendo tutti i suoi sensi, perché è chiaro, toglie la ragione, lo rende preda della materia, accende la parte animalesca, che si nasconde, parole sue, tutte sono parole sue, che si nasconde sotto ai rituali civili. Bene, questa parte animalesca permette l'approdo positivo del suo messaggio ed è un approdo sicuramente positivo, però è ambiguo, perché sicuramente lo libera dalle sue superstizioni, però gli ingenera l'inquietudine della materia che lui avverte.
di cui lui è preda, e dice una cosa, un assunto che ricava da Lucrezio, da questo vino puro, inebriante, sensorialmente intenso della sua poesia, che l'uomo non è fatto a nostra misura, scusatemi, il mondo, la natura, ciò che circonda non è a misura dell'uomo, non è fatta per lui. Però non per questo l'uomo se ne deve distaccare, deve avere un atteggiamento ascetico, deve avere un atteggiamento non curante, è un messaggio molto attuale, perché dentro questo sistema noi ci siamo, noi partecipiamo di questo grandioso avvenimento e quindi non ci possiamo tirare indietro, non ci possiamo mettere da parte, lo farà qualcun altro, è troppo cruento, sono spaventato, ci sei dentro, devi lavorare, devi sentirtene parte. Io ho messo il frontespizio di Avvento Notturno, che è la sua raccolta di poesie, che io trovo altrettanto assimilabile al vino puro. Quando ho letto questa metafora ho pensato alla sua poesia. E certo, qui ho fatto come Striscia la Notizia, non ho neanche messo il nome per primo, ho messo il percorso che lui fa a livello di biografia, a livello di opera, dall'oscurità, dalla tenebra, dell'inquietudine alla luce delle certezze e della fiducia. Ho messo le figure, ecco perché parlavo di Striscia la Notizia, vedete questi profili. Quest'autore fa un percorso che riguarda il rasserenamento del suo animo, riguarda un approccio verso la conoscenza e riguarda l'approdo al provvidenzialismo di matrice stoica da un iniziale epicureismo giovanile e che anima la prima opera. Ovviamente parliamo di lui, ho creato un po' di suspense, parliamo di Virgilio. Virgilio ha questa ambivalenza, questo aspetto chiaroscurare fin dalla sua biografia, perché lui nasce in un momento molto turbolento per Roma. Egli nasce nel 70 avanti Cristo, ci sarà la congiura di Catilina, ci sarà la spaccatura della classe dirigente, ci saranno le guerre civili, l'emergere di Cesare, Cesaricidio, conflitto Marco Antonio Ottaviano. Certo, è intenso il periodo. Conflitto che poi si pacifica in una breve quiete e durante la quale c'è l'esproprio. Lui è figlio di proprietari terrieri e deve cedere le sue terre, la sua certezza materiale. E questo lo scaglia in un momento di grande sfiducia, di grande turbamento, che però si trasforma in bellezza, perché noi abbiamo la prima opera che nasce da questo momento, che sono le Bucoliche. Non si può certo parlare di opere minori a proposito di Virgilio, è chiaro, lo sono solo perché c'è l'Eneide. Poi però si rasserena grazie alla fides, alla fiducia, non è sudditanza, non è passività, è fiducia nell'opera di Augusto, per lo Stato di Roma, per quello che può fare per il popolo, per quello che può fare per la cultura. E questa ambivalenza noi la leggiamo nell'opera, nel percorso filosofico, nell'approdo dopo la bucolica, il genere pastorale, nel labor, nella fatica, nell'approdo al poema, ovviamente non ho messo quale perché è quasi una banalizzazione. Lungi da noi in questo momento esaminare l'opera di Virgilio, saremmo qui, già vedete purtroppo sono lunga, saremmo qui fino alle 9 e non è certo questo il nostro obiettivo. Noi andremo a vedere una piccola favilla delle Georgiche, che è la seconda opera, dove è protagonista il lavoro, la fatica. Qui sembra contravvenire al locus amenus cui aspirava nelle bucoliche, dove c'era un orientamento di tipo di matrice epicurea. Ma il labor non è elemento negativo, anzi è dono degli dèi, è un grande regalo fatto da Zeus. Perché? Perché anche quando la natura gli è ostile, gli impedisce la vita, l'uomo Daedalus, ecco, anch'io prendo in prestito un termine lucreziano di greca memoria, ignobilmente, è artefice, quindi può modificare la natura per vivere meglio, quindi per essere felice, lavorando. E questo è un poema che si articola, lo inizia nel 37, seguendo in non molli aiussa di Mecenate, che vuole una poesia sostenuta, e lo scrive dividendolo in quattro libri in anticlimax, dal più grande, le costellazioni, le grandi coltivazioni, passando per le coltivazioni della vite fino ad arrivare all'allevamento e all'apicoltura. Ecco, l'ultimo libro, che è il quarto, di cui leggeremo
appunto un estratto, parla proprio del mondo delle api, un mondo molto ammirato dai romani, molto ammirato da Augusto, che è così valorizzato per varie ragioni. La prima è per il miele. In una società che non conosce lo zucchero, il miele è un dolcificante essenziale che qualifica l'alimentazione. Ma è anche modello per un'altra ragione, perché nella loro struttura così organizzata, nella loro gerarchia, nel rispetto dell'autorità, è chiaro, sono il contraltare, sono in qualche, non tanto, sono il modello e lo specchio che vuole attuare in modo molto naturale Augusto nello Stato e nella società romana con l'assenso dei suoi intellettuali. Nel mondo delle api c'è un episodio. Ecco, il mondo delle api è oltretutto soggetto a un prodigio. La bubonia è l'unico nel mondo animale che attraverso un prodigio riesce a rigenerarsi attraverso la decomposizione della carcassa di un animale di grossa taglia. Di nuovo Striscia la Notizia, vi ho messo un'immagine che fa vedere, perché a volte non è comprensibile come fa lo sciame ad essere generato da una carcassa, e più o meno questa immagine ci rende l'idea. Da questo quarto libro noi ricaviamo una sorta di epiglio alessandrino in cui, attraverso un racconto ad incastro, si narra una vicenda. Il pastore Aristeo, ecco, siamo comunque nel clima del labor, il pastore Aristeo insegue Euridice, la insegue e lei si imbatte nella fuga in un serpente, vedete il dipinto del Tiziano, che la morde e ne provoca la morte. Provocando la morte di Euridice, getta nello sconforto più nero, nell'oscurità, nella disperazione, il marito Orfeo. Cantore eccezionale che riesce a muovere le montagne, riesce a sciogliere la roccia. Orfeo rimane privo di sua moglie e allora Aristeo trova lo sciame delle api completamente abbattuto, deperiscono e muoiono. Si reca dal dio Proteo, che ha capacità profetiche, chiede la ragione di questa pestilenza e il dio Proteo, attraverso un racconto ad incastro, gli narra la vicenda di Euridice, di cui lui ha provocato la morte e ha fatto in modo che Orfeo, nella disperazione, la cercasse. E quindi abbiamo il mito, di nuovo, riletto da Virgilio, che si dipana proprio dalla vicenda di Aristeo. Orfeo prima canta la perdita della moglie, te dulcis coniux, te toli litore secum, te veniente die, te decedente canebat. Si può rendere benissimo, ti cantava dolce coniuge dall'alba al tramonto, ma niente a che vedere con l'ablativo assoluto latino, con questa allitterazione della E che incontra lo stridore della I e che si fa musica. Ecco la puntura del dolore di Orfeo che si scioglie nella luce potente del suo canto. Si reca nell'Ade, vedete l'immagine, e parla con Ade e con Proserpina, ma non solo con loro, perché accorrono al suo canto le anime dell'Ade, anime immerse nell'oscurità che, toccate dalla voce luminosa di Orfeo, via, vanno verso di lui con un movimento, dal basso verso l'alto, dal buio alla luce della sua sonorità, e lo ascoltano. Non ci parla del canto, non ci dice le parole, ci parla dell'effetto del canto, e questa è la sua grande poesia. Sentiamolo, l'effetto del canto di Orfeo. Vai Filippo. Accantu commotere vite sedibus iris, umbri bante nuessimo lacca que luce carentum, quam ultim folis abium semilia contunt, vesper uba tibernus agite montibus imber, matre satque vivi, defuncta que corpora vita, magna nimero quel in nuptegue quelle, impositique rogissio venessant ora parentum, quos circum limus nigerette formis arundo, cociti tardaque palus in amabili sunda, alligatet noviens tixint effusa coercet. Ecco, questo è, vedete anche qui vi ho offerto la traduzione di Luca Canali,
Questo è il movimento delle anime. Noi siamo abituati a pensare a Dante collegato all'Eneide. È invece tanto delle altre opere in Dante. Qui ci sono le anime, le ombre tenui che vanno dalle sedi più basse, vanno verso il canto, attratti dalla luce della sua sonorità, come similitudine ornitologica. E non ci può non richiamare alla mente quello che farà Dante nel quinto canto con Francesca da Rimini, con questi uccelli a cui vengono paragonate le anime. Come una moltitudine, molte migliaia di uccelli si rifugiano tra le foglie. Quando il vento, la sera invernale, il vento invernale si agita e piogge invernali precipitano dai monti, questa discesa. E qui c'è l'umanità di Virgilio, che tocca, è vero, l'acme nell'Eneide, col Pius Eneas, con la causa dei venti, però l'umanità di Virgilio vibra anche qui. Lui va a guardare, va a scrutare le anime che si avvicinano a Orfeo. Sono madri e uomini e corpi di grandi eroi che hanno perduto la vita, defuntaque vita, fanciulli e ragazze illibate. E ragazzi, l'immagine più bella, più umana, e ragazzi posti sul rogo. Impositique rogisse juvenes, posti sul rogo, già questo ci commuove davanti allo sguardo dei genitori. I giovani che muoiono, cosa c'è di più innaturale? E questi che li vedono bruciare, li vedono sottratti ai loro occhi. Bene, che vengono imprigionati dall'Imus Niger, da questo orrore che è il mondo ultraterreno della paganità, il limus rigere, il canneto deforme del cocito e la palude spregevole, in amabilis, che non si può amare con questo ablativo di qualità in iperbato, dall'onda tarda, dall'onda che non si muove, lì non c'è movimento, lo imprime chi? Lo imprime Orfeo. Bene, e li chiude sempre la palude stigia, chiudendoli per 9 volte. Ecco Orfeo che cosa riesce a fare, cosa riesce a muovere. Ade dice sì. Ade e Proserpina sono d'accordo. Vai, pongono una condizione, non potrebbe essere nell'editto di un dio. Pongono una condizione. Non ti devi voltare, occhio. Devi arrivare alla luce senza voltarti mai. E partono, ridice, in quel momento animata di nuovo dal soffio della vita. E partono e c'è questo passaggio che ci legge Giulia. Ianque pedem referens casusse vasera tonnes, reddita queuri dice superas veniebas ad auras, pone sequens nancanc dederat proserpina legem, cum sub incautum demensia cepit amantem, ignoscenda quidem scirens ignoscere manes, restiti teuridicenque suam, iam luce sub ipse memoreo, victus quanimire spexit, ibonnis e fusus labor, atque mittis rupta tiranni federa, terque fragor stagnis auditus avernis. Illa qui set me inquit, miseramet te perdidi torfeo, quis tantus furor, eniterum crudelia retro, fata vocant, conditque natantia lumina somnus, ianque valer, fero l'ingenti circumdata notte, invalidasque tibi tendens, e unor tua palmas. Allora Euridice è pronta, segue e tutto sembra che procede verso il meglio. I primi versi sono di intenso movimento, ianque, è già, però questo ianque prelude a qualcosa che potrebbe succedere, infatti cum subita. Già tutto è pronto, ritraendo i passi hanno superato tutti i pericoli e Euridice giungeva al movimento verso l'alto, all'atmosfera, alle aure superne, alla luce, a respirare l'aria. Alle spalle lo seguiva perché questa, nanque, questa era la legem che Proserpina aveva dato. Quando
una incredibile ed improvvisa demenza, una pazzia prende l'incauto amante. Che cosa fa? Si gira. E qui c'è un'immagine di grande velocità, restitit, questo verbo in incipit, che vede quasi in explicit il respecti. Prima si ferma e poi la guarda. Victus passivo nell'animo, non riesce a fare a meno di guardarla. Ed ecco qui labor tutta la fatica fatta per smuovere gli editti dell'Ade e fusus est, la fatica si scioglie, si vanifica e vengono rotti gli editti del tiranno crudele, perché il tiranno comunque ha dato una condizione, non è stata chiesta, l'ha data lui. E viene infratto, e quindi viene infranto questo patto. E il fragore si sente per tre volte, questo tre che poi echeggerà in Dante, sicuramente è frutto della sua cultura sacra e teologica, ma vedete che anche in Virgilio è estremamente presente. Bene, e qui parla Euridice. Ma chi ci ha perduto, me, misera, e te, Orfeo? Quale tanto furore ti ha indotto a fare questo? Ecco, i crudeli fati mi richiamano. Sono risucchiata, sono tirata via. E i miei occhi illumina, sono il sonno oramai abbatte, i miei occhi nasconde, chiude i miei occhi che già si chiudono. L'addio, iamque vale. Bene, vai, addio. Feror, sono portata via, questa voce media, sono trasportata, circondata da una notte immensa che mi avvolge, e a te, tendendo a te, tendens tibi, ahimè non più tua, il tuo riprende l'Euridice suam, ma la sua Euridice, non sono più tua, tendendo a te le palme, con questa sineddoche, le mani impotenti, che non possono più afferrarti. È un'immagine di potente suggestione, e le tenebre inghiottono di nuovo Euridice, che via viene trascinata dal movimento verso l'alto che aveva fatto di nuovo negli abissi. In memor ex pexit, ma perché? Si volta. Varie interpretazioni, Ovidio chiaramente la pensa come Virgilio. Di che si poteva lamentare, dirà, nelle Metamorfosi, se non di essere stata così amata, tanto da non impedire di essere guardata. Ma l'uomo del Novecento, così tormentato, così inquieto, così sempre dilaniato da mille incertezze, si profonde in varie interpretazioni, e troviamo quella di Pavese nei dialoghi con Leucò. L'inconsolabile è intitolato questo dialogo. Bene, perché Orfeo si volta? Perché Euridice, che egli ha strappato dagli inferi, reca però questo gelo, rega in sé l'impronta della morte da cui non si può liberare. Egli invece non sente vicina la morte, gli è estranea, e allora si è oramai staccato da lei. E il suo voltarsi suggella proprio questo distacco, questa rezza. Non sei più mio, dice, non fai parte del mio mondo, non fai parte della vita, della luce a cui io invece ancora appartengo, e girandosi la condanna alle tenebre. Gesualdo Boffalino nell'86, certo Pavese nel 1947, tre anni prima di morire, scrive questo. Gesualdo Boffalino, altro grande scrittore, lo scrive nell'86. Bene, è ancora più negativo, perché cede la parola a Euridice, il punto di vista è il suo, e Euridice dice questo: secondo me lui lo ha pianificato, perché vedo, intravede questo pulviscolo biondo, Euridice, la luce, sta per risalire e questo si gira. E quando lei sta precipitando nelle tenebre, ancora riesce a vedere la luce e sente lui che canta. Che farò io senza Euridice? E canta in modo sublime. Io credo che non improvvisasse per niente, ma che tutta la mia risalita, la richiesta del mio ritorno in vita sia stato un pretesto per avere un'occasione di canto. Cioè,
I vocalizzi e le filature, scrive Bufalino, chi lo conosce chiaramente in un modo incantevole, questi vocalizzi e le filature siano ben state progettate e quindi abbia fatto apposta a girarsi per avere un'occasione di canto. È molto pesante come tipo di interpretazione. Vecchioni, nella sua canzone Euridice, tratto dall'album Blue Moon del 1997, anche Vecchioni è un poeta, seppur consegnato alla canzone. Dice qualcosa di un po' analogo a Pavese. Mi volterò, prima è felice perché la ama, perché l'ha riconquistata, mi volterò, perché un tempo tu eri felice, facevi l'amore, Euridice, sorrideva, ma ora tu non sei più così, non appartieni più alla vita. Accetto il fatto che tu sia sfiorita, che non ci sia più, e accetto il fatto che tu ti sia addormentata per sempre. Mi volto, perché così tu sparirai. E quindi c'è l'accettazione finale. Questo è un gruppo di intellettuali contemporanei, è uno pseudonimo Wu Ming, e poi si numerano in queste riviste, uno, due, questo è il numero due, che anche egli fa delle ipotesi, e cioè Orfeo è un poeta, il poeta si nutre del dubbio, quindi si gira proprio perché il dubbio sia sempre presente in lui e che sia sempre un'occasione di canto. E poi si gira anche per un'altra cosa. Perché si gira verso Euridice perché vuole, vede la luce e vuole condividere questa esperienza con lei, in modo tale da poter esprimere le sue impressioni e quelle della sua sposa, ma così facendo la condanna alle tenebre. E bisogna accettare un fatto, che Orfeo è un poeta e come tale va sottolineato, va accettato e va valorizzato. È il poeta che con tutte le sue contraddizioni, anche fortemente dissonanti, si cela in ognuno di noi, ricordiamoci i poeti, che trasferiscono la bellezza anche quando nasce da momenti di profondo turbamento e di inquietudine. Ovidio, povero Ovidio, che dire di lui? È il poeta che ha interpretato con maggior gioia i tempi contemporanei, non ha la suggestione dell'età dell'oro, non la guarda con nostalgia, lui accetta l'età augustea, se ne nutre, è felice, lui nasce nel 43, di fatto è tutto finito, nel 42 ci sarà Filippi, quindi vive alla corte di Augusto, vive in quei fasti, in quell'ambiente di relazioni particolari, di bigliettini, di teatro, di inviti, anche di eventi extraconiugali che tutti facevano, che c'erano nell'aria. E che lui però ha una grande colpa. In un momento in cui Augusto sta vivendo una sorta di crisi, di regresso della sua vicinanza alla cultura, della sua apertura, lui dipinge, rappresenta questo mondo cortese, chiamiamolo, dell'entourage, con un termine francese, augusteo, e lo rappresenta negli Amores, nell'Heroides, nell'Ars Amatoria soprattutto. E questo gli ingenera una profonda diffidenza da parte di Augusto, tant'è che viene relegato a Tomi. È molto più moderno degli altri. In cosa consiste la sua modernità? Consiste proprio in questo, che egli viene condannato, viene relegato. Relegare qualcuno significava molto di più di esilarlo, perché era la conquista e la confisca di tutti i beni e il diritto gli viene revocato, il diritto di cittadino romano, quindi un nemico pubblico di fatto. Incomprensibile questo atteggiamento verso un poeta relegato a Tomi sul Mar Nero. Sto Mar Nero è sempre stata una spina nel fianco di molti, e dei romani sempre, ma abbiamo visto che anche adesso non scherza. Cerca in tutti i modi di essere richiamato, non lo ascoltano neanche Tiberio perché lui sopravvive in questo posto ad Augusto. È moderno perché canta la nostalgia da nostos, vagheggia il ritorno, canta la lontananza. E noi sappiamo che permeano questi temi e questi stati d'animo l'opera di tanti autori anche contemporanei. Ma il perché non si sa, perché lui ne parla, lui nasce al Sulmone, quella è la statua che è nella piazza di Sulmona. Presumibilmente lui ne parla nei Tristia, con un'opera bellissima, proprio che reca questa nostalgia molto bella. Parla di un Carmen, presumibilmente l'Ars Amatoria, in cui si detta il corteggiamento, e parla di un error. Ha visto qualcosa che
che avrà visto, ovvio che lui non ne parla esplicitamente, cioè sono nelle metamorfosi il cacciatore Atteone che vede la ninfa, che vede no, la Diana nuda che si fa il bagno, cioè, ma che colpa aveva? Era fortuna, no? È la sorte che gliel'ha fatta vedere. Nell'8 d.C. viene esiliata Giulia Minore, nipote di Augusto, per atti immorali. Forse Ovidio ha assistito a questo adulterio, a questa immoralità di Giulia e non gli viene perdonata, non può parlare, non può neanche essere testimone. Bene, le sue metamorfosi rispondono, ora vi avevo preparato due brani ma ne facciamo solo uno perché capisco di essermi dilungata troppo. Le sue metamorfosi parlano a un pubblico molto scaltrito, abituato all'urbanitas, alla raffinatezza, più che agli antichi mores che vengono evocati da Virgilio. E le metamorfosi però vogliono essere anche non solo una poesia di diletto, ma una poesia che incontra l'epica. Scrive anche i Fasti proprio per venire incontro a queste esigenze e poi questa opera monumentale, perché in 15 libri ci sono più di 250 racconti che hanno come motivo conduttore quello della metamorfosi, poi intessuti in questi libri in modo molto vario. Ovviamente le metamorfosi non solo sono presenti nella Divina Commedia, ma in tutta l'arte, neanche a dire quella sulla destra, che è quella del Bernini, che vedremo. Non leggiamo magari quella del primo libro, sapete che vi propongo Apollo e Daphne, cioè come mai chiaro scuro, turbamento, luce, perché Apollo e Daphne è un mito che ci propone un'ambivalenza, che ci propone un'oscurità, una violenza, un turbamento e una luce che diventa eterna, perché ci propone la luce della poesia eternatrice che consacra i più nobili sentimenti e rappresenta l'uomo più di qualsiasi altro mito, forse. Bisogna chiaramente coglierlo, andare nel profondo, ma è questo il mito di Apollo e Daphne. Qui sapete bene di che cosa parla, Apollo insidia Daphne, la vuole a tutti i costi questa ninfa e la ninfa Daphne chiede aiuto al padre. Il padre ha un compito: sottraimi, padre, questo corpo così bello che lo ha ammaliato e che continua a attirarlo a me, e trasformami in qualcosa che, da cui lui non può essere attirato, che non lo può appagare. E quindi lei accetta di regredire alla natura vegetale. E gioca moltissimo video, lo vedete, con le parole del campo semantico della vegetazione, mano a mano, presenti nel Bernini ovviamente, mano a mano tutte le sue componenti si fanno vegetazione, ma Apollo la stringe, prova comunque a stringerla con le sue braccia, ma lei le si nega anche quando si è trasformata ormai in legno, in questa metonimia, e accade una cosa: che Apollo, non potendola conquistare, non urla, non si strazia, non applica una vendetta tremenda, magari sulla pianta stessa che gli si è negata, sulla vegetazione che lo attorna, accetta la negazione di Daphne, la accetta. E da questa negazione consacra la pianta a sua pianta. Attenti, perché Apollo è dio delle arti, dio della poesia, addirittura viene venerato anche come dio della medicina. E allora che cosa vuol dire? Che l'alloro va a sublimare, a trasformare in bellezza un atto di violenza, cioè nasce da un sopruso. Eppure la consacrazione dell'alloro è la bellezza che nasconde e sublima la sopraffazione, il turbamento, la violenza, nella sua eternità, perché l'alloro è sempre verde. In realtà questo mito è un po' un aition, cioè giustifica il fatto che l'alloro è sempre verde. Però Filippo ve la legge questa ultima parte di Ovidio che vediamo insieme. Cui deus ad quoniam conius mea non potes esse, arbore ris certe dixit mea.
semper habebunt tecum a te quitare te nostre laure paretri. Tu ducibus laxis aderis cum laeta triumphum vox caretet vicent longas Capitolia pompas. Postibus augustisse adem fidissima custos. Ante foresta bis mediamque tu ebere quercum, utque me indon sisca putest juvenale capillis. Tu quoque perpetuossem per cerfrondis honores, fini rappeam, factis modo laura ramis, anni tutque caput vis est agitasse cacumen. Ecco qua, si è compiuto il prodigio e il Dio le parla. E le parla e le dice: benissimo, non sei stata la mia sposa, non è potuto accadere, però tu adornerai te, e c'è questi parallelismi di questi cola in parallelo, te adornerai la mia chioma, l'ambiguità, la chioma dei capelli con la chioma dell'albero, la mia chioma, la cetra, la nostra faretra, plurale maiestatis all'oro. E non solo, Roma, l'omaggio a Roma, di te si orneranno i comandanti latini quando celebreranno il trionfo. E adornerai anche, qui c'è un editto del Senato che l'aveva introdotto, adornerai le porte di Augusto e la quercia che le sovrasta. Bene, tu avrai la fronda verde, tu quoque perpetuo sempergere frondis honores, la tua fronda sarà perennemente verde. E non solo c'è l'iperbato di perpetuos honores, onori perpetui, questa bellezza che nasce da un momento di violenza che si sublima, ma c'è l'enallage, perché in realtà è la fronda che è perenne. E non gli onori. Questo spostamento riecheggia, appunto, suggella questa eternità della poesia. E qui accade il miracolo. Daphne gli si è negata con tutte le forze, ma quando Apollo ha accettato che lei sia diventata albero, che gli si è sottratta e l'ha consacrata al sua pianta ad eternare tutto quello che c'è di bello dell'uomo attraverso il Dio, lei fa un cenno di assenso. Annuisce e sembrò agitare la cima come fosse il capo, come fosse ancora il suo volto da viva. È chiaro, sono due opere. Questa è quasi coeva perché è del primo secolo d.C. ed è a Pompei. Si coglie il dinamismo di questo mito, di questo Apollo che afferra Daphne che cerca di negarglisi. E ovviamente è immortalata nell'Apollo e Daphne di Bernini. In tutti i momenti si coglie il movimento e la trasformazione. È bellissimo il volto. Lui ricorda Apollo i capelli, adornerai i miei capelli, guardate come si muovono. Questa è la dura pietra, con questi riccioli che sono mossi da questo vento prodotto dal movimento, e c'è Daphne ancora con i capelli che si muovono, ma con le mani che si stanno trasformando. Che emette un grido, sembra un po' una via di mezzo tra l'angoscia di quello che le sta succedendo e anche la liberazione di sottrarsi a questo laccio che le procura Ovidio. Due parole solo per Seneca e poi vi lascio. Chiaroscurale in pieno, da quando era la corte soffertissima di Nerone. È il suo precettore, cerca un po' di dirigere la sua politica, a quando finalmente si ritira nell'ozium e può coltivare gli studi. Bene, produce opere importantissime, lui è uno stoico, cerca l'autarcheia, cioè l'indipendenza, l'autonomia completa. Nel farlo però deve essere utile agli altri, dà un insegnamento, anche se la sua vita non sempre è stata di insegnamento. È perché è parte di una corte, è perché partecipa di una corruzione, partecipa e vive delle situazioni che sono angoscianti. Lui accetta l'uccisione della mamma di Nerone. È silente persino quando muore a Franioburro, poi però non ne può più. Nel 62 si ritira a vita privata e vede si può essere.
Ho usato questa erma bifronte perché ci dà l'idea un po' dell'ambiguità che ha dovuto sopportare Seneca. E quando è in esilio, ovviamente, produce opere bellissime, quali le epistole, ma nel corso della sua esistenza, attraverso i dialoghi, aveva dato voce al logos, a questa ratio che armonizza, che equilibra, che ad ogni cosa dà il suo posto, che è il principio che governa il mondo. E questo gli dà una grande fiducia, una grande serenità. Vi propongo solo un estratto, non tutto, di una, neanche l'opera maggiore, neanche la più significativa di Seneca, però è molto attuale. È una delle tre Consolationes, quella dedicata alla mamma Elvia. La vuole consolare nel 41 a.C. del fatto che Claudio, lui suscita gli odi degli imperatori perché è bravo, perché è un grande oratore, e gli imperatori che si cimentano non sopportano questa figura e quindi su di lui vengono ordite delle trame e viene mandato in esilio. Bene, la consola dicendogli che l'esilio non è certo un male, dall'esilio può nascere un bene. Filippo, ci leggi il 3 e il 5, per favore? Liberos coniugesque grave senio parente straxerunt, ali longu errori iactavi non iudicio, e legerunt locum sed lassitudine proximum occupaverunt, ali armis sibi ius in aliena terra fecerunt, quasdam gentes cum ignota peterent mare ausit, quedam ibi concederunt ubi illas rerum omnium inopia deposuit. Oh, sta parlando di che cosa? Del fatto che c'è una massa di persone che perennemente si spostano, che perennemente vanno in esilio. Non è capitato solo a me. E quello che capita agli altri è molto peggio, perché si portano dietro i figli, le mogli, parentes graves senio, appesantiti dalla vecchiaia, e via, vanno alla ricerca di un futuro migliore. E a volte non scelgono, non si fermano nella sede che hanno scelto, sono costretti a farlo. A causa della stanchezza, lassitudine, scelgono quella più vicina e fanno il loro diritto a fermarsi nella terra che incontrano. Bene, e lì cercano di resistere alla miseria, proprio alla ricerca di una luce, di un futuro migliore. Quindi non è toccato solo a me, sono stato esiliato in Corsica, ma questo perenne vagare, anche per motivi di sofferenza, capita a tante popolazioni, a tanti gruppi. E attenzione al quinto paragrafo, alios. Alios alia causa ex civit domibus suis, illud utque manifestum est, nihil eodem locum ansisse quo genitum est, acidus generis humani discursus est, cotidia aliquid in tamagno orbe mutatur, nova urbium fundamenta iaciuntur, nova gentium nomine extinctis prioribus, aut in accessionem validioris conversis oriuntur. Omnes autem iste popolorum transportationes quid aliud quam publica exilia sunt? Non a caso ho sottolineato transportationes, che è una parola chiave importantissima. Da queste migrazioni, da questi spostamenti, nascono nuove lingue, nuove culture, varie vicissitudini, nuovi nomi che si adattano a quelli vecchi, li sostituiscono. E ragioniamo insieme, ma tutte queste migrazioni, tutte queste transportationes, che altro sono se non esili di massa? È uno dei testi più attuali che noi abbiamo in questo filosofo, perché vi ho proposto questo. Omnes autem iste popularum transportationes, quid aliud quam publica exilia sunt? Ma noi partiamo dall'homo erectus, che si è spostato alla ricerca di sedi migliori. Abbiamo le invasioni barbariche, qui col mouse, chiaramente con immagini anche piuttosto convenzionali. Abbiamo i conquistadores, che si spostano e si insediano anche nel tentativo di colonizzarle, producendo degli eccidi terrificanti. Ci spostiamo ovviamente per secoli.
Abbiamo gli emigranti nei primi del Novecento, guardate, questi sono i meridionali d'Italia. Ed è struggente l'affinità tra queste due immagini. Guardate, questi sono gli emigranti italiani degli anni 20. Questa è un'immagine recentissima dei profughi dall'Ucraina. Guardate quanto sono simili. Le trasportazioni come sili di massa. Abbiamo gli albanesi che negli anni 90 si spostarono tutti, tutti, in gran massa. Questo è il porto di Brindisi, questa nave veniva da Patrasso. Sono immagini che ancora io me le ricordo molto bene. E abbiamo questa che è pane quotidiano, cioè i barconi che da parti del mondo che soffrono vengono in lidi migliori, le trasportaciones, gli esili di massa, i publica exilia che troviamo sempre. Quindi dall'oscurità la possibilità di una risalita. In questi autori questa ambivalenza l'abbiamo vista, speriamo, almeno una pallida favilla della fiamma della loro opera vi sia giunta. Vi chiedo scusa per questa lunghezza, ma mi ero onestamente posta un obiettivo ben arduo, quello di parlare, di attraversare l'opera di questi autori in un lasso di tempo esiguo. Quindi perdonatemi la lunghezza, però spero che abbiate avuto così, un assaggio della loro bellezza e un'iniezione di fiducia perché il brutto si può trasformare nella bellezza dell'arte. E nel brutto c'è comunque il bello. Dico sempre ai miei alunni che un po' d'anni fa sarebbe scoppiata la Terza Guerra Mondiale il giorno dopo. Forse hanno imparato un po' a parlarsi gli uomini, anche questa è una cosa positiva. Grazie, scusate. Bene, grazie professoressa Battistelli per questa bella, corta, appassionata, vincente. No, devo dire, no, il fatto che questa cultura latina sia fondamentale per noi ce l'ha dimostrato quanto mai questa sera. Quindi per i giovani soprattutto mantenere questo patrimonio di cultura è fondamentale. Non so se ci sono delle osservazioni, delle domande. Abbiamo fatto un'ora tarda, devo dire, Eh per la sì. presenza. No, è stata lunga, però devo dire, un'ora e 20 durata, scusami. Beh, Vi chiedo scusa, no, umilmente. ma va bene, devo dire. E quindi Quando è così poi ha rischiamo dovuto le essere sbrucci. sintetica perché devo dire tante cose sono da dire, insomma, su questo. Poi tra quattro Ho autori fatto le prove 2 ore e mezzo, vi dico solo questo, cioè mi Grazie. durava, perché ho messo delle slide, alcune, mi durava tanto, quindi ho dovuto sintetizzare al massimo, capite bene, no? Quello che è, e sono stata molto umile nel proporvela. Comunque lei lascerà la sua relazione come gli altri, quindi no, avremo la possibilità, speriamo entro il mese di aprile, di comporre questo volume, tutte le relazioni della settima edizione di Perle Lette, in modo che poter rileggere e riaffrontare questi temi anche indipendentemente, ciascuno di noi sulla base dei propri interessi, delle proprie attitudini, insomma. Bene, allora io vi do l'appuntamento per il prossimo appuntamento delle Perle, la penultima conferenza sarà quella della professoressa Luciana Bianchi, che parlerà di André Gide, quindi premio Nobel francese, grande scrittore francese, per una sua opera, La Sinfonia Pastorale. Questo avverrà il 31, giovedì 31 marzo, l'ultimo giorno di marzo. Però a marzo ci sono anche altri appuntamenti. No? Come mi ha ricordato il professor Antonio Nizzi, mi ha pregato anche di ricordarli perché qui nella biblioteca Jacobilli c'è una ricchezza di eventi, di incontri, diciamo, che meritano tutte le attenzioni. Domani alle 16:30 la professoressa Rita Marini parlerà delle differenze tra santuari e chiese comuni, i santuari della diocesi di Foligno. Poi il giorno lunedì 21 marzo, incontro col professor Pippo Di Vita, quindi parlerà dell'antimafia. Quindi ci sarà il collegamento online con l'avvocato Giovanni Chinnici, che è il figlio di Rocco Chinnici. Ecco, quindi il tema è l'antimafia, memoria ed impegno. Poi a giovedì 25 c'è il Dante D,
Cioè, sapete che il 25 di marzo è stata istituita come data di ricorrenza per Dante e quindi ci sarà anche qui, come in altre parti, anche alla Biblioteca Jacobilli, questa giornata nazionale. Dunque si verrà ricordato l'insigne umanista Polignano Giovanni Ambrosi e la sua preziosa opera letteraria bilingue del 1965, Dantis Iter in Deum, con Dante della Selva dell'Empireo. Ne parlerà Monsignor Fortunato Frezza. Questi sono gli appuntamenti di questo mese. Posso aggiungere un appuntamento che esula dalle iniziative della Jacobilli, ma visto che ha concluso con Dante, domenica 20 al Museo Diocesano ci sarà una lettura dell'attore Antonio Piovanelli di alcuni canti di Dante. È una cosa per cui volevo portare del No. materiale, Beh, non prendiamo nota anche di l'ho dimenticato, questo, ma benissimo. lo dico a voce. Quanta ricchezza di appuntamenti, benissimo. D'accordo. Allora vi do appuntamento alla prossima. Grazie Alla a tutti, prossima. grazie a Grazie tutti. a lei.